La dolcezza di Padre Pio nella confessione, la tenerezza di Padre Pio nella confessione, dimostra appunto che quelle accuse che sono state rivolte a Padre Pio di essere borbero, di scacciare, di essere collerico, non provenivano da fonti che veramente conoscevano a fondo il cuore di Padre Pio. Ma questo è valido per ogni persona. Noi molte volte ci soffermiamo solo all'apparenza. Se vediamo che uno si arrabbia, diciamo che è collerico, giustamente, perché io non so i motivi, non lo conosco. Ma esempio, quando un figlio si arrabbia, il genitore, la mamma, quindi il papà, la mamma, il fratello, l'amico, capisce il motivo di quella sua collera. E sa che lui non è così, e così era anche per Padre Pio. Ieri abbiamo ascoltato la testimonianza di una penitente di Padre Pio, Suor Maria Francesca Consolata. Oggi ascoltiamo un racconto che uno dei figli spirituali di Padre Pio ha fatto, ed è un racconto piuttosto noto, e mi riferisco al dottor Lotti Francesco, che è stato primario di pediatria di Casa Sollievo della Sofferenza. Questo medico ha narrato più volte questo episodio, che certamente trovate in tante pubblicazioni, ma trovate anche nella pubblicazione che ci sta accompagnando dallo scorso mese di settembre, quella di Lettera ai sacerdoti Emiliano Antenucci e Stefano Campanelli, un libro che è diretto ai sacerdoti, ma che ogni cristiano, ogni fedele laico può leggere perché trae tanto bene per la propria anima, per il proprio cammino umano e spirituale. Ma sentiamo il racconto del dottor Lotti Francesco. Dice: un giorno ero in attesa di confessarmi. Si avvicina a me un personaggio di San Giovanni Rotondo. Era molto agitato e mi disse: senta, lei mi conosce? Sì, certo, la conosco. Sa, io vorrei che lei mi facesse una cortesia. E il dottor Lotti disse: se posso, mi dica pure. Lei dovrebbe dire a Padre Pio se posso andarmi a confessare da lui, ma che non mi tratti male. E il dottor Lotti dice: ma io non capisco, non è che Padre Pio tratta male. No, riprese questa persona, mi è successo questo. Purtroppo ho avuto una relazione extraconiugale con una ragazza e adesso pare che questa aspetti un bambino. E io quindi, nella mia posizione, se scoppia questo scandalo, allora non era come oggi, dice il dottor Francesco Lotti. Oggi queste cose non fanno più molta impressione, ma allora erano cose certamente molto rilevanti. E mi dice: io voglio andarmi a confessare da lui, cioè da Padre Pio, ma non ho il coraggio, continua il dottor Lotti. Se mi fa una parte davanti a tutti, lei capisce, nella mia posizione. Ma dico, non lo so, continua Lotti. Vedrò se riesco a dire qualcosa a Padre Pio. Vediamo. E poi riprende sempre il dottor Lotti. Dice: finita la mia confessione, dico: padre, lo vede? E indicava quella persona che gli aveva chiesto la cortesia di, tra virgolette, raccomandarlo a Padre Pio. E Padre Pio risponde: è come se non lo vedo. E quello sa. Quello così, così, è successo questo, questo. Padre Pio, dice il dottor Lotti, mi guardò e disse: ma tu ti sei scandalizzato? E Lotti risponde: beh, un pochino sì, per la persona, frequenta il convento da tanti anni, sta sempre vicino a lei, un pochino mi sono scandalizzato. E Padre Pio rispose: vedi, se il Signore leva per un solo momento la sua mano dalla testa mia e dalla tua, noi faremmo molto peggio.
digli che venga qua e non lo tratterò male davanti a tutti. E così fu naturalmente. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!